Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Forza Motorsport 6. Allora, proseguiamo, sempre solite cose, solite difficoltà, soliti aiuti, via. Proseguo con lo stesso campionato perché siamo a Rio, quindi dobbiamo vedere questa nuova pista. E va bene, vediamo un po' come va. Ci facciamo queste altre due garette. Così completiamo anche quest'altro mini campionato e poi vediamo che altra categoria fare. Occhio, vorrei insinuare ma senza, ecco, attenzione, questa curva penso che farà dei danni, ecco, appunto, mamma mia la cattiveria questi piloti. Attenzione, cordolo cordolo, occhio. Che fa, spinge? Quanti giri? Sono tre giri, quindi. Stavolta siamo riusciti a guadagnare prima le posizioni avanzate, quindi possiamo battagliare finalmente con il primo. Forse, che di solito sfugge sempre, perché come detto noi spesso e volentieri, meglio mal volentieri, rimaniamo bloccati nel gruppone. Il primo ha un ritmo di gara molto più elevato rispetto agli altri, quindi in generale viene selezionato un pilota e mandato così, con sportiveggianza alla deriva. Vediamo se riusciamo a stargli dietro in questa gara. Magari se riusciamo a stare abbastanza attaccati, non lo so, gli mettiamo un po' di pressione, potrebbe sbagliare, anche se questa pista non è per niente facile, tutto casino. Merda, merda, lui, aia, cazzo, mi scusi buon uomo, non l'ho fatto apposta, è che io pirlamente mi fido delle traiettorie indicate. Ma fino a quando non ti ci trovi, non. Che traiettorie delle linee di staccata, ma. Anche lui forse si è fidato. Sì, diciamo che queste non sono proprio fedelissime, nel senso che spesso e volentieri ti portano a. Attenzione! Cerco di insinuarmi all'interno. Occhio, fiancata, fiancata. Attenzione a sto curvone, è andato un po' lungo, meglio per noi. Vediamo qui nel misto se riusciamo a. Aspetta un momento. Aia, aia. Il misto è il cazzo. Ma che cos'è? La freniamo di brutto. Perché un po' si va a vedere la minimappa. Il problema è che se vedi la minimappa in queste piste non vedi la pista, perché ti distrai. E se ti distrai anche per un secondo, mezzo secondo, neanche un secondo, ecco, succede un macello. No, abbiamo distrutto tutto, cazzo. Vabbè, lascia la troia. Thank you.
Ma saranno anche le auto, spero, che facciano guidare così di merda, perché queste sono un po', come detto, queste non sono guidabilissime, sono molto pesanti. Però perché noi ci buttiamo troppo a testa bassa, quindi queste poi si imbarcano. Per il momento comunque ancora troppi flashback stiamo utilizzando. Certo, molte piste non aiutano perché sono estremamente cittadine ed estremamente cattive. Fighissima però, almeno visivamente poi. Resisteremo, non lo so. Attenzione. Alziamo un po' il piede dell'acceleratore, che così facciamo di nuovo la fiancata. Adesso attenzione al quello che era un misto. Ok. Perché poi comunque quando si prende un po' più di confidenza con la pista si fanno meno errori, perché giustamente non conoscendola uno va a testa bassa, ma... Come detto, visivamente è una bella pista, poi, ma in realtà anche guidandoci non è malaccio, solo che come detto ci vuole pratica e soprattutto bisogna iniziarla a conoscere per far meno danni, perché non facendo né qualifiche né nient'altro che ci possa aiutare, poi ci ritroviamo in gara in difficoltà, perché già dobbiamo stare attenti agli avversari, poi ci ritroviamo contro i muretti e cose varie. Ok, piano, va bene. Allora, attenzione qua, dobbiamo frenare molto prima. Non ci fidiamo. Costo di fare la curva molto più lenta, ma meglio farla lenta che andare dritti. Ok, va bene. Un po' troppi flashback, come detto. Una pista molto difficile. Avanti alla prossima. La tua prossima gara si svolgerà a Road Atlanta, celebre per le S tra la curva 3 e la 4. Bene, bene. Anche qui ci ritroveremo infognati nel gruppone. E in realtà possiamo anche provare a optare per la carta che ci dà, vabbè, una posizione in più, non è che ci abbiamo tutte ste gran carte, e anche se sono acquistabili o comunque ogni tanto dovrebbe darci anche un pacchetto, forse se lo vinciamo, non lo so. Proviamo a vedere una cosa, se magari
c'è la possibilità di acquistare pacchetti con i crediti di gioco, naturalmente, e vedere quanto costano, perché in realtà ancora non ho visto per niente. Acquista pacchetti modifiche. Cazzo, costano un fottio però, 300.000. Squadra con una buona possibilità di modifiche rarissime. No, però mi sembra un po' eccessivo come cosa. Facciamo che ci mettiamo solo quello per una posizione in griglia più avanzata, ma... e basta. Mi sembra il caso. Almeno al momento, poi quando avremo proprio crediti da buttare, sti cazzi, possiamo anche vedere che tipo di carte ci sono. Ma per il momento teniamoci i crediti, anche perché con 300.000 ci escono belle macchinone. Ok, attenzione qui a Road Atlanta. Stacco un po' prima, vedo come va la situazione lì davanti e rimaniamo imbottigliati con questi malefici maledetti. Queste barcone di macchine. E ah no. Dobbiamo subito buttarci tra i primi, se no non li vediamo più. Proviamo, sono 4 giri. Aia, caputtana. Chi spinge a destra, qua chi spinge a sinistra, succede un macello. Fateli scappare. Tampinatevi tra di voi, fate qualcosa, sparatevi. Sfrutta la scia, sfrutta la scia. Occhio. Dai, così insinuiamoci. Scusi. Frenate così con cattiveria. Di insinuarci. Scusi, merda. Vai, vai. Chiamo di riprendere il primo. Maledetto, ha fatto un piccolo errorino in uscita e noi ci insegniamo. Ok. Via bomba. Tiro le staccate, sti cazzi, anche se freniamo un po' troppo, ma... meglio frenare troppo che poco. Occhio. Rischio. Ho tirato un po' troppo la seconda. Ok, queste piste meno anguste è meglio, meglio. Possibilità di sopravvivere. Però non la vorrei tirare da solo, perché
occhio. Eccola. La so tirata da su. Maledetti, ci abbiamo attaccati. Spingiamola questa BMW, spingiamola. Di derapata, se non ci fosse domani. Queste escono meglio con auto più compatte, perché queste sono, come detto, molto ma molto pesanti, quindi. Dai, ultime curve, abbiamo finito anche questa parte di campionato. Poi dovrebbero essere tre macro categorie, tra virgolette, occhio. Che in generale poi dividono tutta la carriera. Va bene, ci può stare più o meno. È stato un arrivo un po' così, con l'auto sempre più malconcia. Perfetto. Continua. Queste sono le tre macro categorie. Adesso c'è il tour europeo e ci fa riscegliere una di questi grupponi. Vediamo se ci fa una intro, così poi nel prossimo episodio andremo a vedere anche questo tour europeo, che ci farà concludere anche la tripletta di queste macro categorie e quindi andare poi alla sono tra i più vecchi al zona mondo, successiva. E in alcuni casi rappresentano una tradizione quasi secolare. La prossima serie propone i migliori di questi tracciati leggendari. Perfetto, allora ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con Forza Motorsport 6. Come sempre commentate, fatemi sapere la vostra, seguite anche sulla pagina Facebook. Se potete, come sempre, condividete questi video. Ci vediamo alla prossima. Allora, un saluto a tutti da quel tale Ale.